Avevo studiato filosofia a Firenze e avevo deciso di partirmene a Parigi così per una fascinazione, chiamiamola culturale, per l'universo francese, ma non per il cinema specificamente, per la letteratura, la poesia. Avevo voglia di uscire dall'Italia e vedere un po' cosa c'era all'estero e quindi sono andato là all'avventura completamente. Dopo aver fatto un anno di filosofia master a quel punto e cinema che comunque mi iniziava a interessare, ho deciso di lasciare la filosofia e di continuare solo col cinema, perché per me era un modo per uscire dall'intellettualismo e poter entrare dentro un modo di più umano e emotivo di rapportarmi alla vita, alle cose, e a cercare di imparare a raccontarle attraverso le emozioni. Quindi ho sempre fatto foto, mio nonno era fotografo amatore, mio padre ha fatto fotografo. Ho iniziato un percorso di cinema a Parigi, in questa scuola che era un'università in cui si dovevano anche fare dei corti. Facciamo una scommessa, vediamo, se mi prendono al centro sperimentale torno in Italia. E così ho fatto domanda al centro sperimentale con il corto che avevo fatto in Francia, uno dei corti insomma. E niente, mi hanno preso. E quindi sono andato a stare a Roma, è iniziata l'avventura romana della scuola di cinema, che è stata bella. Mi sono comprato una telecamera che non avevo e sono andato a Termini e ho detto ora lo faccio da solo, il film che dovevo fare di diploma neanche lo faccio corto ma faccio un lungometraggio. E quindi così è nato Roma Termini, dall'esigenza di fare un film, l'esigenza di dire a me stesso che potevo farcela, la consapevolezza che ci fossero delle storie super forti e interessanti da raccontare sotto casa. E così poi sono rimasto 4 mesi alla stazione Termini e quando ho finito le riprese ho preso un treno e sono tornato a Parigi, dove c'era questo mio carissimo amico con cui avevo già fatto dei film insieme. Quindi con lui ho montato, lui mi aveva dato la disponibilità di lavorare gratis visto che non c'avevo una lira. La produzione non è riuscita a trovarla, ho iniziato a mandare in giro dei screener, delle cose varie, non sono servite a niente. E quindi dopo aver aspettato qualche mese ho detto, vabbè, sai che è un film nato anarchico, finirà anarchico. E quindi ci siamo messi sotto, per fortuna c'è stata una piccolissima produttrice francese che mi ha dato un contributo così, perché gli erano piaciute le cose che le avevo fatto vedere, un contributo piccolo che ci ha permesso di vivere un paio di mesi lavorando fissi al film. E poi a periodi, abbiamo lavorato per un anno e mezzo a periodi, perché poi dovevamo lavorare tutti e due. E quindi niente, e poi è arrivata la selezione al Festival di Roma e da lì abbiamo chiuso il film la notte alla Femis, abbiamo chiuso il film così, tra amici diciamo, senza produzione, senza finanziamenti, e niente. Se ci sono in Roma Termini momenti così, come ci sono, come c'è il momento in cui lui si fa in vena, per esempio, ripreso a molto vicino, se sono rimasti nel film è perché ho sentito che fossero dei momenti che raccontavano qualcosa, che erano cinematograficamente importanti, cinematograficamente validi.